sull'orario di marcia. Buonasera, benvenuti a tutti quei distinguo di Canaverde nel castello che ci ospiterà questa serata. E che ci ha, per chi è venuto a fare la pericena, ha già avuto piacere di vedere quella che è l'altra parte del castello, dove spero che vi siete trovati bene nel mangiare, nel bere, quelle che sono molte cose del nostro territorio canavesano. Come sapete, per chi mi conosce, è un po' un obbligo, un must, poter parlare di canavese. Intanto ringrazio l'amministrazione comunale di San Giorgio, il sindaco Andrea Zanusso, per il patrocinio che ci ha concesso. Ringrazio le varie collaborazioni con le quali abbiamo potuto mettere in piedi questo evento per parlare di un pezzo di storia attraverso un libro, ma non mi piace vederla come una presentazione di un libro, anche perché siete qua secondo me perché c'è un interesse in quello che è un po' l'argomento trattato. Intanto ringrazio anche i gestori di questa struttura del castello che ci hanno ospitati, quindi ringrazio Riccardo e la sua squadra. E spero che anche in questo vi sia piaciuto. Purtroppo il tempo non è stato favorevole per poter ammirare quello che è un po' il nostro panorama che vediamo quando c'è il cielo sereno. Riusciamo a vedere fino al Monviso, anche più giù, quindi arriviamo anche nell'ambito del Cunese. Giusto. Ringrazio le autorità che sono qui presenti, ringrazio tutti voi che siete intervenuti. Un ringraziamento particolare va all'autrice Maddalena Serazio, alla quale chiedo di fare un applauso. Ringrazio tutti i partecipanti a questa tavola rotonda che spiegheranno, illustreranno, racconteranno un qualcosa di questo libro, del contenuto di questo libro del quale non voglio ancora svelare nulla. Inizialmente era nato come un qualcosa che servivano le copie dei vecchi libri che non c'erano più, quindi infatti con la Maddalena non si sapeva bene come poterlo proporre, un qualcosa che era già stato fatto. Quindi. Poi invece abbiamo dato il là alla Maddalena che si è scatenata e siamo arrivati a questo punto, ecco. Positivamente intendo, ok? Allora io non voglio rubare altri minuti preziosi, ho chiesto a tutti di fare degli interventi per non andare troppo avanti nel tempo, di qualche minuto va benissimo, e adesso però chiamerei invece il sindaco Andrea Zanusso, un applauso anche per lui, grazie. Benvenuti a tutti da parte anche dell'amministrazione comunale. Io ho il piacere di proporvi l'acquisto di questo libro perché è un omaggio all'autrice che ringrazio per lo sforzo e la ricerca che ha già anticipato Giampaolo e anche perché è edito da Atene del Canavese. Quindi un'attività che vede Giampaolo e la moderatrice, la professoressa Ramazzina, coinvolti in un'attività per noi molto importante di divulgazione culturale ma anche di economia locale, una bottega che amiamo ricordare essere presente nel centro storico di San Giorgio, e per me questo è un vanto perché ci consente di avere un'attività economica sul nostro territorio che attraverso questo libro e altri che negli anni hanno dimostrato di essere di alto livello ci possono portare fuori dai confini del nostro comune. Con questa produzione, con questo testo, si prosegue un'attività importante che racconta di sangiorgesità, quindi sangiorgesi che si vogliono raccontare mettendoci competenze, capacità su un tema difficile e anche dibattuto come quello di Giorgio Orsolano. Però viene 15 anni dopo un documentario di Andri Verga che era stato già un'esperienza di collettiva importante su questo tema. Penso che abbia un importante futuro sia la pubblicazione che il tema che stiamo trattando questa sera. Ringrazio naturalmente tutti i relatori che possiamo avere l'occasione di ospitare qui a San Giorgio questa sera in questo splendido castello. Ringrazio tutta la cittadinanza che in modo numeroso, e ne sono molto lieto, è venuto ad ascoltare questo convegno e ad acquistare questo libro.
Naturalmente ringrazio tutte le autorità presenti, i nostri diciamo diplomatici che questa sera abbiamo occasione di avere qui con noi, i rappresentanti diciamo allora di Confindustria, past president di Confindustria, ora direttore dell'Agenzia di Sviluppo del Canavese Fabrizio Gea, la senatrice Tira Boschi, che naturalmente dopo chiederò se hanno piacere di fare un saluto per inaugurare questa serata, e naturalmente tutta la cittadinanza, le associazioni e i sindaci dei comuni che ci sono venuti a trovare, che a noi diciamo sempre fa piacere condividere a livello territoriale queste esperienze. L'auspicio mio, che faccio a tutta la popolazione di San Giorgese, è che questo libro non sia solo un prodotto editoriale che riconosca nel lavoro di Maddalena Serazio un'importante produzione con questo testo, ma che veramente ci consenta, attraverso i relatori illustri che sono qui questa sera, gli ospiti con cui ho avuto modo prima di conversare, ecco, ci consenta anche attraverso questo documento di poter condividere a Roma piuttosto che a Palermo, come parlavamo prima, questa esperienza in giro per il territorio nazionale, perché ci sentiamo all'altezza di portare delle esperienze importanti negli altri territori nazionali per far vedere che la sangiorgesità è un valore non solo, come dire, teorico, ma è un atto pratico che con la quotidianità che rappresenta il sangiorgese vogliamo portare con determinazione avanti in questi anni e nel futuro. Mi interrompo, chiedo al Fabrizio Gea se ha piacere di fare un saluto. Grazie a tutti e buona serata. Grazie Andrea, innanzitutto io mi permetto di dire due cose che mi vengono un po' dal cuore questa sera. La prima è, stasera piove, è sabato sera, io direi guardate un attimo la sala che c'è qui. Lo dico perché in questa stessa sala e a San Giorgio in generale, quante volte abbiamo visto dei libri, dei filmati, dei video, degli elementi di cultura. Allora mi permetto di dirlo perché non darei così per scontato che in una sera come stasera ci sia una sala piena. E secondo me questo luogo in particolare è un luogo di grande cultura, non solo per San Giorgio ma per tutto il Canavese, perché tutte le cose che ho detto prima non riguardavano solo San Giorgio ma riguardano tutti. E la seconda cosa sempre dal cuore che mi sento di dirvi è questa. Lo dico spesso, anch'io sono nato e cresciuto in un paese, a Pont Canavese, e quando leggo queste storie e le vedo, a me per esempio viene in mente, a Pont c'era una figura che non era reale come questa e si chiamava Madama Rua, era la figura della castellana, no? A Pont, per esempio, da casa mia la sera si vede la chiesa di San Costanzo illuminata, la torre Ferranda, la chiesa di Santa Maria illuminata e sopra la torre Tellaria che è un po' il castellazzo. Ecco, questa Madama Rua era la signora del castellazzo che prendeva i bambini e li gettava giù dalla rupe del castello. E allora questa figura che come sempre è a metà tra la storia e la leggenda, per tutti i bambini di Ponte era la figura dove, se non fai il bravo, arriva Madama Rua. Lo dico con il massimo rispetto, ovviamente, però mio papà è stato fondatore di un museo molto simile a quello che avete qui. Sono stati scritti dei libri, delle ricerche, quindi il lavoro che c'è da parte di chi è che studia tutto questo è grande e merita il massimo rispetto, lo dico per averlo vissuto. E quindi queste figure sono quelle che tengono in piedi la cultura e le comunità dei paesi. E quindi grazie a chi fa queste cose. Grazie Andrea. Virginia Tiraboschi, abbiamo l'onore questa sera di averla a San Giorgio per la prima volta, mi fa particolarmente piacere. Il tuo saluto. Grazie Sindaco, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori per avermi invitata. Proprio due battute per essere molto rapida e lasciare immediatamente la parola all'autrice, perché è quella che questa sera merita di essere ascoltata.
Io sono stata direttore della cultura insomma, per 4-5 anni e ho imparato molto. Non credevo che potesse essere, come dire, un veicolo così importante di promozione, lo è. Pensate, questa sera con questo evento culturale noi sostanzialmente abbiamo raggiunto tre obiettivi: quello di conoscere, di aggregare e di promuovere. La conoscenza ce la trasferirà lei, gentile autrice, e noi cercheremo di fare tesoro di tutto quello che lei ci dirà, perché sono sicura che usciremo di qui sapendo qualcosa in più. Aggregazione, l'avete detto, in questa serata, insomma, la comunità qui presente sta dimostrando un grande affetto al sindaco, agli organizzatori e certamente, come dicevo prima, all'autrice, e poi promozione. Questo è un gioiello che certamente, insomma, si promuove da solo, però se lo aiutiamo, e iniziative come quella che hai fatto tu, ti do del tuo, sindaco, sono sicuramente lodevoli e meritevoli di apprezzamento. Io credo che nella selezione dell'offerta culturale queste siano proprio le iniziative da promuovere. Ho visto che funzionano, l'ho visto da tecnico all'interno della regione, e quindi, come dire, i sindaci devono proprio costantemente crederci, perché nei territori si sviluppano, come dire, le buone idee e, ripeto, si aggregano attorno alle buone idee delle persone di valore e di contenuti. Grazie e buonasera a tutti. Grazie. Allora, grazie ai vari interventi, molto graditi, molto sentiti, quindi grazie ancora, oltre alla partecipazione. Io adesso inizierei allora questa tavola rotonda, dove ci sarà Monica Ramazzina, che coordinerà la serata, e poi ci saranno i vari interventi. Dimmi che devo lasciare il primo microfono. Buona serata a tutti. Bene, buonasera a tutti, rinnovo il benvenuto a tutti quanti, siete tanti, siete numerosi, vedo tante persone, vedo tanti sangiorgesi, perché ho messo gli occhiali, altrimenti non vedrei nulla. E vorrei subito cominciare col dirvi che l'autrice, Maddalena, ha voluto dedicare, c'è scritto nell'epigrafe, se comprerete il libro lo potrete leggere con i vostri occhi, ha voluto dedicare il libro ai sangiorgesi. E l'ho proprio detto, dedico questo libro ai sangiorgesi, perché questa è una storia tutta sangiorgese. Quando parliamo di Giorgio Orsolano parliamo della Iena di San Giorgio. È la storia di una comunità che è passata attraverso una tragedia terribile, che ha colpito sicuramente in modo diretto le vittime e le loro famiglie, ma come succede in tutte le piccole comunità ancora oggi, il dolore di uno è il dolore di tutti quando succedono queste cose, è un dolore collettivo, è un dolore condiviso. Però vorrei che fossero proprio i nostri ospiti a raccontarvelo. Stasera abbiamo tante persone, oltre ovviamente a Maddalena Serazio, alla quale a breve lascerò la parola, che hanno arricchito grazie al loro contributo questo libro, l'hanno reso ancora più interessante, ancora più coinvolgente. E adesso io ve li presenterò brevemente, poi man mano che prenderanno la parola dettaglierò appunto chi sono nello specifico. Intanto vorrei cominciare, Maddalena Serazzo non ha bisogno di presentazioni, qui alla mia destra, alla mia sinistra, al fondo il dottor Giuseppe Campisi, qui se volete fare un applauso, grazie. Grazie. Alla mia sinistra abbiamo il dottor Giacomo Giacobini. Alla destra di Maddalena Serazzo abbiamo il signor Giorgio Orsolano. Ultima ma non ultima ovviamente la dottoressa Stefania Rossi. Grazie a tutti di essere qua. Maddalena, credo che in tanti siano curiosi di sapere, ecco, di questo libro, ma io credo che in tanti siano curiosi intanto di sapere di questo titolo. Vabbè, la Iena di San Giorgio, è chiaro. E la storia continua, puntini puntini. E questa è una cosa. E poi credo che in molti si siano chiesti il perché di questa copertina particolare, sicuramente non convenzionale rispetto a un argomento che suscita ecco, altri pensieri, altri significati.
Infatti, io direi per prima cosa di spiegare il titolo di questo libro. La Iena di San Giorgio e la storia continua. La Iena di San Giorgio, sappiamo più o meno tutti la storia, quello che è accaduto tanto tempo fa. Ma quindi Giorgio Orsolano è stato impiccato a Sant'Anna, come tutti sappiamo, il corpo è stato portato via dai confratelli della Misericordia di Ivrea ed è stato sepolto sotto il pavimento della chiesa di San Nicola Ivrea. La testa è stata portata a Torino all'Istituto Anatomico dai professori chirurghi dell'Università di Torino, e il professor Giacobini ci spiegherà meglio dopo. E poi cosa è successo dopo tutto questo? Pensavamo fosse finito lì, anch'io avevo fatto studi 15 anni fa, quando avevo già fatto le ricerche su Giorgio Orsolano, pensavo fosse finita lì, invece no, questa storia continua. E ha veramente dell'incredibile, perché io quando ho iniziato questo libro non sapevo che cosa avrei trovato. Ho cominciato e mano a mano la storia mi si è sviluppata tra le mani senza che me ne rendessi conto. Ecco. Sappiamo dalla testimonianza del notaio Vitale Prie, che era anche segretario comunale sindaco al momento dei fatti di Giorgio Orsolano, che Orsolano aveva una figlia che si chiamava Margherita, che al momento della sua morte aveva 20 mesi. E ho scoperto che Margherita ha vissuto 50 anni qui a San Giorgio. Questa donna ha avuto 2 mariti e 11 figli. A 17 anni si è sposata con un certo Giacomo Galetto di 40 anni. Ha avuto 9 figli in 20 anni, la prima a 18 anni, il primo a 18 anni e l'ultima a 38. Quindi praticamente questa donna per 20 anni ha fatto figli. Poi successivamente, dopo che è morto il primo marito, si è risposata e ha avuto altri 2 figli, ma questo viene poi. E adesso dobbiamo parlare, il primo figlio di Margherita, quindi nipote di Giorgio Orsolano, si chiamava Antonio. Questo ragazzo aveva 19 anni e si è trasferito in Provenza, perché a quel tempo molti piemontesi andavano a lavorare in Provenza perché logisticamente era vicino al Piemonte. E appena arrivato in Provenza, non sappiamo se sia andato per lavorare, comunque è entrato a far parte di una banda di malfattori. Questa banda era prevalentemente composta di piemontesi, infatti allora il capobanda era di San Benigno, poi c'erano di Strambino, di Cigliano, di Pinerolo, insomma gente della zona e 2 della Lombardia mi pare. È arrivato lui, ha fatto combutta con un certo Garbarino di Genova e questa banda ha subito cambiato aspetto, perché mentre inizialmente si dedicavano a furti di conigli, patate, cose molto banali, quando è arrivato Antonio Galetto, che adesso chiameremo Antoine perché si è trasferito in Francia, quindi d'ora in avanti sarà chiamato Antoine, ha preso tutta un'altra connotazione. Hanno iniziato gli omicidi. Antoine, il suo amico Garbarino e la banda in 6 mesi ne hanno commessi 8. Quindi in questo libro si parla ben di 11 omicidi, primi 3 di Giorgio Orsolano e 8 del nipote Antonio. Questa banda successivamente è stata, li hanno presi, insomma, questa banda è stata sgominata e infatti purtroppo, mentre la maggior parte sono stati assolti o condannati a pene lievi, il nostro Antonio Galetto, nipote di Giorgio Orsolano, a 20 anni è stato condannato alla decapitazione con ghigliottina. Infatti gli unici 2 che sono stati condannati a morte sono stati lui e il suo amico di Genova Garbarino. Questo perché in tutti gli omicidi loro 2 c'erano. E il nostro Antoine, intendiamoci, Antonio Galetto, aveva un soprannome in Francia, perché in Francia in quel periodo tutti i banditi erano chiamati con un soprannome. E Antoine Galetto lo chiamavano Le Bouchon, da boucher in francese macellaio.
Questo forse ci ricorda qualcosa della vicenda del nonno, ecco. È stato ghigliottinato a Aix-en-Provence il 1 ottobre del 72 e non aveva ancora compiuto 21 anni, avrebbe compiuto 21 anni 20 giorni dopo. Questa è in sintesi la storia che si racconta in questo libro. Quindi non solo Giorgio Orsolano, io ho ripercorso tutta la storia di Giorgio Orsolano, poi ho parlato della figlia, della vita della figlia e poi tutta questa vicenda di Antoine che è terribile veramente. Adesso dovrei spiegare anche perché questa copertina. Questa copertina è il riassunto del libro. Io ho chiesto a Giampaolo e Monica, la volevo così e così sono stati molto gentili, così è stata fatta. Questa figura che si vede di spalle rappresenta Margherita. Infatti la copertina è titolata Margherita. A sinistra abbiamo Sant'Anna, si vede la chiesetta di Sant'Anna, la forca, il padre impiccato. Sulla destra una piazza di Aix-en-Provence, una ghigliottina, il figlio ghigliottinato. E questa persona è stata figlia e madre di assassini, entrambi giustiziati. Quindi è questa figura che pare esca dalla copertina e lei osserva questo suo destino tragico, perché questo è un libro che io ho scritto e mentre lo scrivevo ho riflettuto e penso che farà riflettere anche chi lo leggerà sui, diciamo, i grandi problemi della vita, se così vogliamo, cioè quello che è il destino, se ognuno di noi ha un destino, se lo possiamo modificare, quanto le persone esterne, i fatti esterni possono influire. E qua arrivo al punto, perché questa persona vista di spalle, questa Margherita, di cui ho detto ha avuto una vita veramente disgraziata, è così elegante, è così ben vestita, perché a 50 anni Margherita si è trasferita a Torino e, come si suol dire, si è fatta un'altra vita, e poi è tutto documentato, ha finito bene, diciamo, la sua vita Margherita, e quindi si può dire che la vita riserva sempre delle sorprese, ecco, come è stato per lei. Io per fare tutto questo ho avuto bisogno di tante persone che mi hanno aiutata, perché ho dovuto bussare a tante porte, perché ho toccato tantissimi argomenti, e io ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutata, tante le vedo qui davanti a me e altre sono qua vicino a me, e le ringrazio doppiamente, primo perché mi hanno aiutata e secondo perché sono tutti qui questa sera, questo mi fa veramente un grande piacere. Veramente grazie. Ecco, io ci tenevo a sottolineare questo a proposito della figura di Margherita, perché voi dovete sapere che di Margherita praticamente non si hanno notizie, cioè ci sono brevissime notizie. No, di Margherita non c'era nessuna. Esatto, nessuna, a parte la data di nascita, nessuna. Degli atti. Perché di Giorgio Orsolano c'erano tante testimonianze scritte e poi sono tutte riportate nel libro. Di Antoine io ho trovato tutti i documenti processuali, no? E 100 e passa pagine ho ricevuto dall'archivio di Aix-en-Provence e quindi era tutto documentato. Di Margherita non avevo niente. Di Margherita ho ricostruito la sua vita in base semplicemente ad atti di nascita, di morte, di matrimoni. Poi l'ho trovata a Torino nelle vecchie schede dell'anagrafe, microfilmate. Insomma, l'ho ricostruita solo in base ad atti. E ho avuto anche l'appoggio e la collaborazione di Stefania, che poi ha fatto anche un bel ritratto psicologico della nostra Margherita, perché noi abbiamo capito che era una donna in gamba, vero? Ecco.
Io ci terrei anche a dire però questo, che oltre a ricostruire, Maddalena Serazzo ha fatto di più, perché ha dato un'anima a questa persona di cui non si conosceva niente, e davvero è stato commovente leggere di questa donna, della sua vita, delle sue vicissitudini e di come davvero ci si cala nella persona di Margherita nel momento in cui si leggono queste parole. Quindi sì, non è una descrizione. Io mi sono calata nella figura, nella persona di Margherita, esatto. Perché proprio non avendo niente, e io dico la verità, di tutto il libro, la storia di Giorgio Solano, di Antoine eccetera, ma la parte che ho scritto con sentimento è stata la parte che riguarda Margherita, e mi sono anche emozionata nello scrivere, mi emoziono ancora a parlarne, perché è una persona, non sono personaggi perché non sono inventati, è una persona che mi ha colpita molto, questa donna, mi ha veramente colpita tutta la sua vita, ed è stata una grande donna, ecco, che ha avuto un destino iniziale terribile, perché nascere figlia di Giorgio Solano, cioè della Iena di San Giorgio, non è poco. Ce ne parlerà comunque diffusamente di più dopo la dottoressa Stefania Rossi. Bene. Accanto a me, alla mia sinistra, abbiamo il dottor Giacomo Giacobini, che è professore emerito di anatomia dell'Università di Torino, direttore scientifico del Museo di Anatomia di Torino. Museo molto antico, risalente al 1739, se non sbaglio, ai tempi di Carlo Emanuele III, che contiene delle importanti collezioni di modelli anatomici, no? Lei scrive nel suo intervento, oltre a contenere appunto anche tutti i materiali relativi all'orsolano, alla iena, che nello specifico appartengono alla collezione di frenologia craniologica, dico bene professore, ma che cos'è, o meglio, che cos'era nell'Ottocento la frenologia? Io rispondo alla sua domanda, però prima vorrei ringraziare Maddalena Serazzo. Vorrei ringraziarla per diversi motivi, intanto perché mi ha invitato a partecipare a questa serata, cosa che mi fa molto piacere, e poi per tutto il lavoro che ha fatto, che è preziosissimo per il nostro museo, perché per motivi che cercherò di spiegare fra un momento. Ma prima di tutto io vorrei, le ho portato un dono, no, che deve aprire subito, perché sarà sorpresa. Non è un panettone, come sembra dalla, io capì, penso dalla confezione. Dalla confezione. È vero che alle signore bisognerebbe offrire un mazzo di fiori, però questo mi sembrava più adatto alla circostanza. Ma professore, cosa ho portato? Bellissimo! Ma che sorpresa! Giriamola, ecco. È un attimo, perché è pesante ed è anche prezioso. È il calco della testa di Giorgio Orsolano. È il calco della testa? È una copia del calco che noi abbiamo in museo. Ed è una copia che io ho fatto nei giorni scorsi, perché come lei sa, abbiamo, essendo un personaggio molto importante, noi abbiamo calche di testi di tanti personaggi importanti, però questo lo era specialmente nel Torino, nel Piemonte dell'Ottocento, era il simbolo del male, e hanno conservato anche la matrice, il negativo. Quindi io ci ho colato dentro un po' di gesso, eccolo lì, è ancora un po' umido, ci saranno dentro 3 litri di acqua. L'avevo vista la matrice, me l'aveva fatta vedere. Sì, la, sono contento che le piaccia, perché mia moglie quando l'ha vista ha detto che schifo, regali quella roba lì. Esattamente quello che hai sposato. È la copia di quello, sì, lì, è la copia di quello, sì, lì. Sì. E si riconosce bene per tanti motivi che lei conosce meglio di me. E comunque questo fa parte, l'originale, il calco originale fa parte della collezione frenologica che è esposta nel nostro museo, che è questa gran moda della prima metà dell'Ottocento, creato da un certo Franz Josef Gall, che pensava che si potesse risalire alle caratteristiche comportamentali, psicologiche, alle tendenze dell'individuo esaminando la forma del suo cranio, e quindi paragonavano in modo un po' acritico, in realtà era una pseudoscienza, paragonavano crani e teste di persone famose nel bene e nel male, e nel male come quello lì.
E quindi dicevo che il lavoro di Maddalena Serazzi è particolarmente importante per il nostro museo, perché come in tutti i musei scientifici quello che noi cerchiamo di fare è di far parlare gli oggetti, far raccontare delle storie, altrimenti resta un museo vuoto, muto. Noi sapevamo in epoca pre-Maddalena Serazzi, sapevamo alcune cose di Giorgio Orsolano, ma poco al di là del fatto che era stato un criminale e che Ceronetti aveva scritto uno spettacolo di marionette sulla sua vicenda. Però grazie a Maddalena Serazzi abbiamo messo in rapporto altri oggetti che abbiamo nel museo, per cui abbiamo questo calco insieme a tanti altri criminali piemontesi dell'Ottocento, abbiamo il negativo del calco che ho usato proprio per fare questa coppia, abbiamo un ritratto di uno dei cosiddetti chirurghi, che era in realtà un mio collega anatomico dell'epoca, il professor Filippo De Michelis, che è uno di quelli che hanno partecipato all'autopsia qui e che si è portato a Torino la testa. Abbiamo un ritratto che è firmato par Saint-Élève Chatron. Questo Chatron era un savoiardo di origine, venivano a Torino a studiare medicina, un medico poi, ma era anche un artista, aveva studiato all'Accademia di San Luca a Roma e ha fatto questo ritratto di De Michelis. Quindi abbiamo il ritratto della persona, un bell'olio su tela, della persona che ha partecipato all'autopsia. Poi lo stesso Chatron ha firmato due disegni della testa, non del calco, della testa vera di Orsolano, uno di fronte e uno di profilo. Poi avevamo il cranio, dovremmo avere il cranio di Giorgio Orsolano, perché ce l'abbiamo in catalogo della collezione craniologica e abbiamo anche dei negativi su lastra di vetro ottocenteschi in cui si vede il cranio in varie proiezioni e ha scritto sulla fronte Orsolan. Però non l'abbiamo ancora trovato, ma abbiamo 2000 crani più o meno, prima o poi salterà fuori. E poi abbiamo ancora altre cose, grazie alla generosità della signora Ghemo, ecco quelli lì. Sì. Grazie alla generosità della signora Ghemo di San Benigno abbiamo ricevuto un quadretto, un olio su tavola di legno in cui si vede la testa di Orsolano e sotto si vede la forca con lui appeso e la chiesa vicino al quale è stato impiccato. Insomma, abbiamo tutta una serie di oggetti che adesso sono in rapporto uno con l'altro, quindi per noi è una bellissima storia da raccontare. E se qualcuno viene a visitare il nostro museo potrà visitare nello stesso palazzo anche il Museo Lombroso, dove c'è la forca. Non quella a cui è stato impiccato Orsolano, ahimè, perché è andata distrutta nel corso del tempo, ma una realizzata circa 10 anni dopo l'impiccagione di Orsolano, che è assolutamente identica e che il comune di Torino si è trovata nei depositi a inizio Novecento, si sono detti ma non impicchiamo più da 50 anni, cosa ne facciamo di sta roba, la bruciamo, ma no, regaliamola al Museo Lombroso ed è lì, se volete venire a vederla. Quindi io vi invito a venire a visitare il Museo di Anatomia, il Museo Lombroso, nello stesso palazzo c'è il Museo della Frutta, e sono, se posso finire con questa pubblicità, e sono aperti tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 10 alle 18. Quindi grazie ancora per tutto questo lavoro che è veramente importantissimo per noi. Questa è davvero una sorpresa, un omaggio sicuramente non usuale, ecco, insomma, però. Sono io che devo ringraziare il professore che l'ho disturbato tantissime volte, ha fatto tutte le foto, i ritratti e poi mi ha fatto anche la prefazione del libro e questa cosa mi fa moltissimo piacere. E quindi insomma siete invitati ad andare a visitare sì, appunto il museo. È veramente molto, molto bello da vedere. Beh, insomma. Grazie. Quindi grazie dottor Giacobini. Io adesso vorrei introdurre il dottor Giuseppe Campisi, ispettore superiore di Polizia di Stato, che nel suo intervento nel libro scrive che Giorgio Orsolano
etichettato come la Iena di San Giorgio, non è sicuramente stato il primo criminale seriale a commettere delitti atroci di questo tipo, ma è sicuramente uno dei primi di cui si possa riscontrare una così dettagliata documentazione, tanto da poterlo definire un serial killer. Ecco, ci vuole commentare qualcosa anche rispetto all'intervento che lei ha fatto nel suo libro, dottor Campisi? Sì, grazie, buonasera a tutti. Doverosamente, prima di rispondere alla sua domanda, non mi posso esimere dal ringraziare Maddalena Serazio per il gentilissimo invito e l'opportunità che mi ha dato di essere qui stasera. E chiaramente non poteva essere il primo serial killer della storia, perché siamo nel 1830 e avanti, ma sicuramente, come ha dimostrato poi Maddalena Serazio nelle sue ricerche, nel suo libro, è una persona di cui si ha un'ampia documentazione molto molto dettagliata, tale proprio per questa storiografia, questa biografia di questa storiografia che c'è di questo suo excursus criminale, da poterlo definire appunto un serial killer per la serie di omicidi che lui perpetrò nel corso della sua vita. Per quanto riguarda l'aspetto criminologico, è chiaro che Giorgio Orsolano è una persona che è spinta a fare compiere degli omicidi da una serie di pulsioni, chiaramente a sfondo sessuale, perché le sue vittime sono tutte giovanissime, e quindi è una persona che andrebbe collocata nel campo dell'antropologia criminale. Dovremmo parlare approfonditamente di questo con un antropologo per sviscerare alcuni aspetti. Ma dal punto di vista criminalistico, Giorgio Orsolano commise una serie di errori, scusate l'allitterazione, al gioco di parole, Orsolano-Grossolani, perché li commise proprio perché spinto da queste pulsioni, non si curò di alcunché, cercò di nascondere in maniera così poco attenta le sue prove, tanto che, se facciamo un parallelismo ai giorni nostri, sarebbe stato smascherato in 448, perché pensate voi, adesso per citare un caso, non voglio spoilerare Maddalena un caso del libro, però è quello della Francesca, che è una ragazzina di 15 anni, che lui adesca al mercato con una scusa, adesso non vi racconto perché dovete leggerlo, insomma, e quindi la adesca al mercato, fa la strada dal mercato fino a casa sua, commette l'atroce delitto lasciando casa sua piena di indizi, anche se poi ovviamente pulisce come grossolanamente può fare a quel tempo, e poi prende i resti della ragazza e li sotterra in campagna. Se fosse ai giorni nostri, Giorgio Orsolano, dopo, non dico 5 minuti, però insomma nel giro di poco, sarebbe stato immediatamente arrestato, perché con i mezzi che abbiamo a disposizione adesso, e che purtroppo ovviamente per i limiti tecnologici del 1800 non c'erano, non c'era la rilevazione con il luminol, non c'era la rilevazione delle impronte digitali dettagliata come adesso, non c'era l'estrapolazione del DNA, quando il luminol può dare anche dei falsi positivi, attenzione, però quando dà il riscontro col test del DNA si può immediatamente verificare se è un positivo o un negativo. Per non parlare dell'intercettazione delle celle telefoniche, che sicuramente una ragazzina di 15 anni adesso avrebbe avuto al seguito, e anche l'Orsolano probabilmente avrebbe avuto un telefono cellulare, per non parlare di telecamere di sorveglianza che magari lungo il percorso che l'Orsolano dal mercato a casa sua avrebbe fatto, quindi sarebbe potuto, insomma, essere intercettato da queste cose qua. Quindi, insomma, da un punto di vista criminalistico non era un genio, era proprio un criminale di bassa intelligenza, ma che commise dei delitti efferatissimi.
Purtroppo non posso fare concorrenza col professore perché dovevi portarvi delle manette dell'epoca, ma non ce le avevo, avevano i ferri. E una cosa interessante che mi ha colpito è come il collega dell'Arma dei Carabinieri, tra l'altro non so se c'è qualcuno qui presente per salutarlo, comunque acquisì la confessione di Antoine, dell'Orsolano, per riuscire a scoprire dove aveva seppellito i resti della povera ragazza. E il capitano dei carabinieri, dei reali carabinieri, perché all'epoca c'erano i reali carabinieri, usò un escamotage molto 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 intelligente, perché si finse amico, lo fece bere in cella, insomma, dai, non ti preoccupare, ti prometto, insomma, delle cose, gli raccontò tutto quello che gli poteva raccontare, e l'Orsolano poi ammise e confessò dove aveva, così hanno potuto trovare i resti della poveretta. Penso, se col senno di poi, senza nessuna polemica con altri fatti, qualora il collega avesse usato questo metodo ai giorni nostri, ovviamente questa testimonianza sarebbe stata assolutamente invalidata, non sarebbe stato consentito di produrla in dibattimento, e anzi avrebbe esposto il Real Capitano a un procedimento sicuramente disciplinare, probabilmente anche di carattere penale. Però a quell'epoca era tutto ovviamente bilanciato, era commisurato a quelle che era il tempo l'impianto giuridico di quel tempo. Io insomma ringrazio ancora per questa bellissima opportunità, faccio ancora i complimenti all'autrice, perché mi ha appassionato tantissimo soprattutto l'esecuzione di Antoine, c'è un pathos veramente importante. Quindi grazie ancora, grazie a tutti voi, grazie. Grazie dottor Campisi. Adesso ecco, vi introduco la dottoressa Stefania Rossi, psicologa clinica di comunità, che ritornerà a parlarci, come già avevo anticipato prima, di questa figura, di questa donna, di Margherita. Ecco, perché questo libro, anche se insomma si parla di fatti truci, di omicidi, e ci sono dei dettagli a volte abbastanza spessi, abbastanza forti, non vuole essere un libro macabro, non vuole essere un libro dell'horror, ma è un libro che parla di dolore, di sofferenza soprattutto, e noi su questo che vogliamo riflettere attraverso la dottoressa Rossi, che prima di introdurre, ecco, vorrei fare mie alcune parole molto belle che lei scrive nell'intervento del suo libro. Lei dice: Margherita sembra dimostrare che se non ci è consentito scegliere il cielo sotto cui nascere, è però possibile scegliere le stelle sotto cui vivere. Dottoressa, ci vuole spiegare queste bellissime parole che io condivido pienamente? Certamente, volentieri. Intanto grazie per essere qua, e grazie Maddalena per avermi coinvolta per la seconda volta dopo 15 anni nel sequel di questo bel lavoro, veramente un lavoro meticolosissimo. Allora, è stato un lavoro veramente molto molto emozionante, intanto, perché quando Maddalena mi ha chiesto di ricostruire insomma la personalità di Margherita, io le ho detto: ma ok, e che cosa abbiamo? Abbiamo qualche data. Ho detto: ah, perfetto, qualche data. E sì, sostanzialmente cosa sapevamo? Sapevamo che Margherita era nata, c'era un certificato di nascita, quindi era nata il 7 luglio del 1833, due genitori, Domenica e Giorgio Orsolano, la mamma vedova, il papà lo conosciamo, e chi non lo conosce avrà piacere di leggerlo. E quindi come partiamo? Partiamo con questa bambina che sostanzialmente ha 20 mesi quando il papà viene giustiziato, e quindi insomma la domanda era:
cosa poi è successo, perché ci sono state altre vittime che sono poi rimaste nel tempo, oltre alle vittime di Giorgio Orsolano e di Antoine, che sono tutte le persone che poi questi si lasciano dietro. Alla storia di Margherita in realtà si è arrivati quasi per caso, no? Perché Maddalena appunto scopre dell'esistenza di questa cioè si interessa sostanzialmente a Margherita perché sulle tracce di Antoine e praticamente si ritrova a San Giorgio e a San Giorgio di Margherita non trova sostanzialmente nulla e questo la incuriosisce da ricercatrice la incuriosisce e niente, quindi parte con la ricerca sulle tracce di Margherita trovando praticamente quello che è, quindi non la trova, scusatemi, al registro dei morti, ma la trova al registro dei matrimoni. Quindi viene a sapere quando si è sposata, tra cui anche il fatto di quanti figli abbia avuto, per cui intanto sappiamo che questa donna che cosa ha fatto nella sua vita, ha cresciuto figli e visto il numero di figli che ha cresciuto, beh, insomma, non doveva proprio essere una donna deboluccia, quindi già quello ci ha restituito un'immagine di una donna comunque di un certo carattere. Quindi parte Maddalena e dice, ha ritrovato un rigo interessante che era quello di una figlia, parte e va, si sposta, inizia a spostarsi e segue, quindi la ricerca viene deviata sulle tracce di Margherita. Si sposta a Montiglio, dove dice vabbè, ok, non c'è nel registro dei morti qua a San Giorgio e quindi sarà, magari avrà seguito dei figli, uno dei figli, e quindi ritrova Caterina che si è sposata ed è registrata, appunto la sua tomba è a Montiglio e quindi lei segue questa traccia. Quando arriva a Montiglio, io me la immagino cosa può essere successo. Passo per questo bel paesino, poi segue, va al cimitero, un cimitero mi ha raccontato anche molto interessante, fatto a gradini, quindi anche faticoso, e lì niente, Margherita non c'è, ma non solo, non c'è Margherita, non c'è neanche la figlia Caterina ed è sparita anche tutta la famiglia. La famiglia Masoero, perché Caterina si era sposata Masoero, sparita anche lei. E dico, ah ok, dico benissimo, e quindi questo profilo, insomma, per raccontarvela come lo facciamo questo profilo, perché per stilare un profilo psicologico abbiamo bisogno di alcuni dati. Allora, sicuramente i dati anagrafici, però sono cosa succede? Che con persone come Margherita è difficile avere altri dati che non siano semplicemente quelli ufficiali, nascita, matrimonio, morte, perché non facendo parte, no, di quel gruppo di persone che in qualche modo arrivano nella storia perché sono famose, cosa succede? Che praticamente tutto viene perduto. Quando in famiglia c'è qualcuno che ha il desiderio, il piacere comunque di lasciare traccia dei propri parenti, anche lì è comunque difficile perché sono materiali che sono di facile dispersione. Pensiamo poi alle fotografie, non abbiamo una foto di Margherita, ovviamente abbiamo il calco di Orsolano qua davanti, ma di Margherita no, perché? Perché non era una persona, quindi un personaggio tale, ma ora lo sarà, che potesse in qualche modo accedere a quello che poteva essere un archivio anche solo di un paese, quindi con delle tracce insomma più importanti. Quindi cosa succede? Di questi dati mancava che cosa, ad esempio? Qualcosa che potesse dare colore a questi dati. Un colore emotivo. Il colore emotivo da che cosa è dato? Quando troviamo un diario, quando troviamo delle fotografie vicino a delle persone, le pose, quando troviamo delle epistole, no? Delle comunicazioni. Ovviamente tutto questo non c'era. Quindi cosa è successo? Maddalena piano piano è riuscita a seguire tutto l'iter, quindi attraverso
poche date e seguendo un percorso è riuscita a riportare praticamente in vita Margherita. E così, insomma, abbiamo così visto che, come diceva appunto Monica all'inizio, anche se questa donna è partita, insomma, non è proprio nata sotto, non sembrava essere nata, ecco, sotto una buona stella, perché il papà, insomma, ha fatto quello che ha fatto, il figlio anche si è fatto conoscere, insomma, non per delle belle azioni. Questa povera donna ha cresciuto poi 11 figli, è riuscita in qualche modo a riscattarsi. Questo l'abbiamo ritrovato seguendola, attraverso anche una ricerca meticolosa, perché poi dopo Montiglio, quando Maddalena ha lasciato il cimitero, in realtà forse si era anche un po' delusa, perché ovviamente proprio, cioè, sul nulla, ecco, persino Gesù, che era Gesù, aveva qualche cosa per fare dei miracoli, perché altrimenti non vengono. Maddalena, cosa capita? Che la sua buona stella l'ha indirizzata ed è passata quasi per caso davanti a quella che era la casa di Caterina, no? Della figlia di Margherita, dove quindi Caterina era vissuta ed era anche venuta a mancare. E questo in qualche modo è stato una sorta di semaforo verde, no? Un dai, forza, coraggio, vai avanti. Quindi si è spostata a Torino, Maddalena è andata all'archivio, e all'archivio anche lì, dopo essermela immaginata a Montiglio, me la immagino anche all'archivio, bobine, guide, cioè un materiale vastissimo, dove è riuscita a rintracciare dell'altro materiale. Tra cui cose anche importanti, Maddalena è perito calligrafo e quindi molto molto importanti sono state le sue firme per arrivare quindi a una sorta di, a un profilo, ecco. Poi tutto quello che è scritto nel libro, c'è una parte documentale, e invece questa parte più emotiva, più psicologica, ovviamente è stata ricostruita, ma sostanzialmente sono delle ipotesi, ecco. Però per tutto questo vi lascio alla lettura del libro, in modo che possiate vedere che cosa ne è stato di Margherita. Sappiamo che appunto la sua storia è finita bene, però la storia vi consiglio di leggerla con precisione tra le pagine del libro di Maddalena. Grazie, dottoressa Rossi, grazie. Stavo facendo una riflessione sulla base anche della frase che ho letto all'inizio, ecco, Margherita, andando a Torino, si è riscattata, è un po' come se simbolicamente si fosse lasciata alle spalle il suo passato, ha dovuto fare questo salto per poter ricominciare a vivere. In fondo anche Antoine ha lasciato San Giorgio, Antonio Galetto, detto Antoine, chissà perché ha lasciato San Giorgio, non lo sappiamo, è andato in Francia. Il suo destino è stato un po' diverso, è stato. Ecco, allora io mi chiedevo fino a che punto siamo liberi di scegliere, fino a che punto effettivamente siamo liberi di scegliere le stelle sotto cui vogliamo vivere. Io credo che, visto che prima dicevo che questa è una storia di dolore, di sofferenza, in fondo anche un po' i carnefici sono delle vittime in questo libro, ma in generale nelle tragedie che succedono nella vita, un po' vittime e un po' carnefici. E quindi mi stava venendo in mente una riflessione, ecco, totalmente personale, che potete anche non condividere, che a volte forse varrebbe la pena riflettere se rivolgere uno sguardo di umana pietà anche a coloro che vengono definiti mostri, ecco, i cosiddetti mostri, perché in questo libro davvero emerge molto, sia per la bravura di Maddalena, dell'autrice, e un po' per la storia che viene raccontata, emerge molto questo senso di pietà, ecco, non emerge l'aspetto truce, c'è, ma non emerge, non è quello il primo, e quindi insomma forse vale la pena anche leggerlo per riflettere, per fare delle riflessioni, perché in fondo questo libro ci porta un po' a riflettere sulle tragedie che ognuno di noi vive nella propria vita e sul modo in cui reagisce, perché rispetto al modo in cui si reagisce alle proprie tragedie personali, ecco, si dà nuovo significato alla vita, alla propria vita, ma è alla vita con la V maiuscola in generale. Grazie, dottoressa, comunque. Grazie.
E adesso vi presento il signor Giorgio Orsolano, un nome importante, un'omonimia, ovviamente non volevamo stupirvi con effetti speciali, assolutamente, non ha nessun tipo di parentela con il più tristemente famoso Giorgio Orsolano. Ecco, lei ha scritto due lettere all'autrice e riportate nel volume, in cui fa delle considerazioni molto profonde. Prima, ecco, di queste riflessioni, del suo intervento, mi piacerebbe sapere come è venuto a contatto con Maddalena Serazio e come è venuto a conoscenza di Giorgio Orsolano, del più famoso Giorgio Orsolano. Scusate il mal di gola, ma dopo la presentazione del calco del professor Giacobini è decisamente peggiorato. No, ringrazio Maddalena, ma la conoscenza di questa storia credo che risalga a una trentina d'anni fa, quando mia moglie, per farmi uno scherzo, mi regalò un libro della Newton sui misteri del Piemonte, dove c'era il processo di Giorgio Orsolano, e quando mia madre seppe di questa storia venne a scusarsi dicendo: non lo sapevo, altrimenti non ti avrei chiamato così. Ma detto questo, poi conobbi Giorgio Orsolano come storia successivamente, come operatore culturale, prima come bibliotecario e poi come assessore alla cultura della provincia di Vercelli. Mettemmo anche in scena spettacoli teatrali sulla vita di Giorgio Orsolano, fatti da compagnie del Canavese. Quindi era una storia nota, poi Ceronetti, Nieme, che pure è un vercellese. Quindi è una storia importante che a me interessava, come dire, non tanto per il fatto in sé legato all'Ottocento, quanto come tentativo di capire le assonanze che ci sono tra la reazione dell'opinione pubblica nell'Ottocento e la reazione della nostra opinione pubblica di fronte a fatti attuali, assolutamente purtroppo quotidiani, del tutto simili anche nei giorni nostri. E quindi volevo cercare di capire perché c'è un'assonanza tra quell'opinione pubblica, quelle migliaia di persone che arrivavano da Torino coi bambini ad assistere allo spettacolo della morte, della vendetta, e quelle opinioni pubbliche che oggi si consumano forse più maliziosamente nei porta a porta, nelle trasmissioni televisive, nella violenza dei giornali e dei social. Questo mi interessava sostanzialmente di capire, perché sostanzialmente il nesso comune che c'è tra questi fenomeni è come l'uomo e la società interpreta la paura e si fa soggiogare dalla paura. Questo è un problema estremamente pesante, dove, come dire, noi dobbiamo costruire, allora come oggi, ancora gli anticorpi su questi fatti, su questi fenomeni. Nell'Ottocento, di fronte all'opinione pubblica che veniva a vedere gli spettacoli della morte, nascevano però Montesquieu, nasceva Victor Hugo, prima ancora Beccaria, che oggi li chiameremo volgarmente buonisti. Erano però coloro che sapevano che la coscienza di uno Stato doveva essere assolutamente superiore rispetto alla spontanea vendetta e risentimento individuale. È per questo che credo che da allora ci sia stata una grossa anche coscienza nello sviluppare leggi, norme, eccetera, che oggi ci consentono, ad esempio, di avere superato la condanna a morte, eccetera. Dopodiché il problema rimane, cioè rimane ancora oggi
il problema di capire se colui che ha fatto questi delitti efferrati debba essere in qualche modo riconosciuto degno di una riscossa, di un'altra vita, eccetera. Oggi, se l'avete letto sui giornali, il mostro di Foligno, dopo 26 anni di carcere, chiede di poter essere in qualche modo perdonato. Io credo che rispetto a quello ci sia pienamente legittimo da parte dei familiari la possibilità di non perdonare, di continuare a chiedere che lui in qualche modo continui a rimanere in carcere. Però è un problema fondamentale che le leggi, che la giustizia, che un paese di civiltà deve avere, cioè se ad un certo punto ci sia la possibilità di dare un riscatto, una occasione di riscatto a queste persone oppure no. Ci sono casi che sono andati dall'altra parte, ad esempio il delitto del Circeo, quando hanno lasciato libero delle persone che hanno proseguito nel loro delinquere. Ci sono altri casi che invece probabilmente un'opportunità devono averla, e quindi in questo caso credo che l'opinione pubblica debba davvero fare un passo avanti. Certo che la figura di Giorgio Orsolano e di Antonio è estremamente diversa, perché Orsolano vive il suo delinquere all'interno di una comunità chiusa, di cui comunque è parte. Antonio è invece il delinquere di una situazione di disadattamento, di migrazione, di non integrazione, che poi è quella di moltissime componenti del delinquere oggi, del migrante o altro. Quindi anche in questo caso credo che le caratteristiche diverse ci riportano comunque una riflessione che è più complessa di quanto noi cerchiamo di schematizzare. Voglio chiudere in questo senso con leggendovi un verso che ho scritto nella mia pagina sul libro. Giorgio e Antonio sono figli di questa solitudine e, come il libro descrive, non conosceranno mai l'amore. La morte porta via tutto. Mi vengono in mente le parole di un grande poeta, Hölderlin: si dovranno apprendere nuovamente il rispetto e l'orrore per tutelarci dagli sbandamenti del nostro potere. Il paradosso della nostra situazione consiste nella necessità di recuperare dall'orrore il rispetto perduto, dalla previsione del negativo il positivo. La storia di Giorgio e Antonio esce prepotente e inquietante da questo libro, dalla polvere degli archivi giudiziari che Maddalena ha così minuziosamente scoperto. Ricompare attuale però nelle cronache dei femminicidi quotidiani consumati in famiglia o tra persone che si sono amate. Ecco, imparare dalle tragedie del passato perché ciò non accada nel presente è una vana illusione, ma almeno resti una speranza, perché un popolo che non ha una speranza non ha neppure un futuro. Grazie. Grazie Giorgio Orsolano. Io ringrazio davvero tutti i nostri ospiti, o più che relatori li chiamerei ospiti, perché hanno davvero arricchito, io spero che sicuramente l'hanno fatto, hanno incuriosito molto il nostro pubblico a voler approfondire questo argomento, a saperne qualcosa di più. Quindi ringrazio ancora il dottor Campisi, il dottor Giacomo Giacobini, Giorgio Orsolano, la dottoressa Stefania Rossi. Ovviamente ringrazio te Maddalena, ti lascio ancora la parola se vuoi dire ancora qualcosa al nostro pubblico. Io ci tenevo a dire ancora una cosa, che Monica mi ha dato una grande mano per quanto riguarda la revisione del testo, e Giampaolo ha soddisfatto tutte le mie richieste per la
discorso editoriale, foto, non foto, ho voluto tutte le foto, i documenti, fotocolori, foto inserite, albero genealogico, cartine, copertina, insomma. Questo libro è esattamente quello che io avevo in testa e Giampaolo l'ha realizzato, insomma, con tanta pazienza. Perché, ecco, quello volevo dire, perché al fondo del libro c'è un albero genealogico, famiglie Gallo, Orsolano e Galletto. A un certo punto chiaramente ci si ferma per un discorso di privacy, perché ovviamente, chiaro, c'è qualche data mancante, però nel complesso è chiaro, ecco, è venuto bene. È allegato in fondo al libro, ecco. Chiudo un attimo il microfono. Allora, grazie ancora a tutti per essere stati qua, per aver condiviso con noi questa serata nonostante il tempo. Il libro in vendita, chi volesse fermarsi ancora un po' con noi, c'è ancora un piccolo rinfresco, adesso ve lo ricorderà ancora Giampaolo. Non mi resta che rinnovare i miei ringraziamenti. Grazie davvero di cuore a tutti. Io ringrazio tutti voi per la partecipazione, ringrazio Monica, ringrazio tutti gli intervenuti, perché comunque hanno fatto in modo che questo evento non fosse una sola presentazione di un libro, ma fosse la presentazione di un momento storico, e che ha permesso anche a molti di poter venire in Canavese, quindi ringrazio anche per la partecipazione, per cogliere l'occasione per vedere questo castello, assaggiare anche quelle che sono un po' alcuni dei nostri prodotti. Voglio vedere questo come un documento storico, per cui è importante dal mio punto di vista, permette di conoscere un po' uno spaccato, un certo periodo della storia, una storia realmente avvenuta, per cui per chi l'ha già letto spero sia piaciuto, per chi lo leggerà buona lettura. Adesso Maddalena. Siamo, diciamo, a disposizione. Su questo quindi bisognerà decidere, lasciarlo scegliere. In camera no. Si sceglierà dove andarlo a posizionare nel modo più opportuno. Allora, adesso diciamo, per chi ha piacere, posizioneremo la Maddalena Serazio qui ad autografare, sposteremo il vaso di fiori che sono stati offerti da un gruppo di persone alla Maddalena Serazio. Non sto a fare l'elenco perché sono tante che vogliono bene alla Maddalena. Ecco, in tutto questo ho avuto modo, proprio anche in questo periodo, di apprezzare tantissimo quanto la Maddalena sia ben voluta dalle persone, è molto brava anche dal punto di vista di ricerca, quindi molto serie, sa dove deve fermarsi, non tanto come durata, perché lì è un po' più difficile, però dove bisogna mettere, diciamo, tirare una riga, perché non si può andare oltre anche per questioni di privacy. Mi sta dicendo quello perché ci sono ancora dei punti da chiarire che vorrei approfondire. Ci sarà una seconda edizione, un appendice, un'estensione, questo. Noi come editori siamo contenti quando si fanno questi lavori. No, ma dovete sapere, Giampaolo, non so se lo volevi dire, che Maddalena Serazio, quando gli abbiamo proposto di scrivere, di ripubblicare, lui diceva: ma no, ma io non ho più voglia, non so più cosa scrivere, non saprei proprio, non mi va, è una storia chiusa, Giorgio Orsolano. E poi invece a un certo punto... Esatto, a un certo punto ha detto: Giampaolo, basta, fermami, perché altrimenti io non so più quando mi fermerò. E quindi questo è tutto detto, il suo entusiasmo che trasmette chiaramente nel libro. Bene, grazie a tutti. Allora, chi non ha ancora il libro può acquistarlo, poi se lo fa autografare nella galleria a fianco, se non erro, spero dovrebbe esserci ancora un rinfresco per chi ha piacere, chi non ha ancora gustato prima, chi vuole integrare un pochettino. Dopodiché vi auguro una buona serata. Benvenuti in Canavese, ringrazio l'amministrazione comunale, tutti i partecipanti e un saluto a tutti. Buona serata, grazie.